Sono Imma Rizzo, la mamma di Noemi Durini, e da 7 anni combatto per ottenere giustizia vera e autentica per mia figlia, vittima di femminicidio il 3 settembre 2017. Il suo assassino, Lucio Marzo, condannato a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario, premeditato e pluriaggravato, continua a infrangere le regole e a delinquere, dimostrando l'inadeguatezza di un sistema che dovrebbe rieducare e garantire la sicurezza della società. Con queste parole, Imma Rizzo inizia la sua lettera chiedendo che l'assassino di sua figlia sconti la pena senza alcun beneficio, come i permessi premio già ottenuti in passato e poi violati. La mamma racconta come, nell'estate del 2023, Lucio Marzo abbia abusato della fiducia concessagli dal giudice di sorveglianza, commettendo un atto gravissimo proprio durante un permesso premio. Scrive Imma: «Dal 10 agosto 2023, insieme al mio avvocato Valentina Presicce, stiamo lottando contro i permessi premio. La parola premio mi fa rabbrividire e credo faccia lo stesso effetto a molti italiani. Quale premio può essere concesso a un assassino? La nostra battaglia è iniziata dopo un fatto gravissimo del 10 agosto 2023, quando Lucio Marzo, durante un permesso premio, è stato trovato ubriaco alla guida di un'autovettura, violando tutte le prescrizioni imposte dal magistrato che gli vietavano di guidare qualsiasi veicolo. Non solo non si è fermato all'alta della polizia stradale, ma si è dato alla fuga, mettendo in pericolo la vita di molte persone». Imma Rizzo continua a descrivere il dolore e la rabbia per il comportamento dell'assassino, che ha violato le regole più volte, dimostrando una totale mancanza di rispetto per la legge e per la memoria di Noemi. Racconta anche la tristezza che ha provato quando, dopo aver scoperto gli atti relativi ai permessi premio concessi a Marzo, si è sentita come se sua figlia fosse stata uccisa per la seconda volta dallo Stato. «In questi giorni abbiamo ricevuto gli atti relativi ai permessi premio concessi a Marzo e mi sono sentita come se Noemi fosse stata uccisa per la seconda volta, questa volta dallo Stato. È vergognoso leggere che Lucio Marzo abbia avuto permessi per andare allo stadio a tifare per le partite di calcio Cagliari-Inter, Cagliari-Juventus e Cagliari-Roma. Ma Lucio Marzo è in detenzione o in trasferta? È una vergogna. E ancora permessi per frequentare una ragazza conosciuta sul posto di lavoro. Com'è possibile che un soggetto ancora pericoloso abbia avuto la possibilità di mettere in pericolo un'altra giovane a 6 anni dall'omicidio di mia figlia? Questo è lo Stato che dovrebbe tutelarci». Imma Rizzo, sconvolta, scopre che l'assassino di sua figlia aveva già ottenuto permessi per attività ludiche, nonostante la sua condanna per un crimine così grave. La sua lettera si conclude con un appello accorato. «Ogni giorno io e la mia famiglia combattiamo contro il dolore immenso per la perdita di Noemi, mentre le istituzioni sembrano ignorarci. Concludo con una domanda che mi tormenta. Fino a quando dovremo lottare da soli, senza che le istituzioni si schierino veramente dalla nostra parte? Da madre, chiedo che la giustizia italiana garantisca maggiore protezione alle vittime, non agli assassini. Noemi Durini, appena 16 anni, fu barbaramente uccisa il 3 settembre 2017 a Specchia, Lecce. Dopo 10 giorni di ricerche e appelli, il corpo della giovane fu ritrovato dal suo fidanzato, Lucio Marzo, in un uliveto a Castrignano del Capo, sotto un cumulo di pietre. Le indagini hanno rivelato che Marzo agì da solo, senza complici, e che la ragazza soffrì un'agonia lunga e terribile. Marzo colpì Noemi con pietre e le infisse una coltellata alla nuca, lasciandola agonizzante. Il suo cuore smise di battere 3 ore dopo. Condannato a 18 anni e 8 mesi, Lucio Marzo stava scontando la pena nel carcere minorile di Quartucciu, a Cagliari, quando, durante un permesso premio, violò le condizioni imposte. Fu poi trasferito in un penitenziario per adulti a Bancali, in Sardegna, e successivamente a Bollate, Milano. A marzo scorso si era parlato di una possibile concessione della semilibertà, ma la notizia fu poi smentita. Quell'infrazione, commessa mentre era ancora a Quartucciu, ha bloccato il suo percorso di reinserimento, definito buono, dalla garante regionale per i detenuti della Sardegna, Irene Testa. Imma Rizzo vorrebbe che l'assassino di sua figlia non ricevesse ulteriori benefici,
poiché Lucio Marzo ha già tradito troppe volte la fiducia di chi gli ha dato un'opportunità. Nel frattempo, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta a Muro Leccese, non lontano da Specchia, una cerimonia intitolata «Vietato morire», in memoria di Noemi e di tutte le donne vittime di femminicidio.